YouTube. 15:45 minuti e un minuto di recupero segnalato dall'arbitro verso tutti quelli che vivono questa bella partita in questo grande stadio che è la cattedrale, il San Mamés di Bilbao. 45, quasi sta per scadere il 46esimo minuto, intanto c'è un fallo di Ansu Fati, se le danno di santa ragione in mezzo al campo a questo ragazzino che comunque non gliel'ha mandato a dire a gente come Raul Garcia e Dani Garcia, e qui era attorniato da Mugnain, da Dani Garcia, poi è arrivato come al solito Raul Garcia che è della squadra di Simeone, intanto l'arbitro ha fischiato e la fine dei primi 45 minuti. 0-0 al San Mamés tra il Club Bilbao e Football Club Barcelona. Giuseppe, un commento su questo primo tempo? Un buon balza, qualche sbavatura in fase di uscita del pallone, in qualche passaggio un po' così, però un balza combattivo, un balza che comunque si è giocato un bel primo tempo, veloce, pugnace. Bravo a te che ha fatto l'accenno e il riferimento ad Ansu Fati, che non si è fatto spaventare. Un ragazzo di 17 anni appena arrivato nel mondo del grande calcio, giocare una partita lì in quel posto con quella tensione e con quell'aggressività da parte degli avversari, e lui anche nell'ultima giocata abbiamo visto che l'entrata dura l'ha fatta, ha subito poi un fallo da dietro. Però è sempre sul pezzo e non abbassa la testa. Questo è molto importante anche in chiave futura, perché dimostra che il ragazzo c'è. Esattamente. Vedremo poi nel secondo tempo. Esattamente. Giusy, commento tuo su questo primo tempo? Sì, diciamo, in un certo senso ci sono state cose positive e cose negative. Comunque un Barça che a me per alcuni tratti mi è piaciuto, un buon pressing, Barcellona che ha cercato diciamo le vie per far male all'Atletico di Bilbao, ha sperato il gol in più di un'occasione con Ansu Fati, Messi molto voglioso. Diciamo le note negative sono state in fase di impostazione, con tantissimi errori soprattutto di Ter Stegen, di Rakitic, di Busquets, anche di De Jong, un po' il centrocampo un po' sterile in alcune occasioni, e anche gli errori di Ter Stegen derivano proprio dal fatto che spesso Rakitic non andava incontro al pallone e rimaneva fermo, quindi al momento del passaggio veniva subito anticipato, e questo è assolutamente da migliorare, perché come detto tu sbagli una volta, sbagli due volte, la terza volta non sbagli e la palla entra in porta. Quindi dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto. Poi per la fase offensiva, purtroppo, ripeto, l'occasione l'abbiamo avuta e siamo stati anche un po' sfortunati con il pallone salvato sulla linea ad Ansu Fati, però continuando così qualcosa di buono nel secondo tempo ne può uscire fuori. Benissimo, io condivido le vostre analisi. È una partita difficile, su un campo difficile, contro una squadra difficile, bisogna lottare, e lo spirito è quello di Ansu Fati, che ha detto giustamente Giuseppe prima. Lo spirito comunque il Barça ce lo sta mettendo tutto quanto, serve però portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. Bene, andiamo nella pausa e poi rientriamo per raccontarvi questo dimmi. No, solo una cosa, perché in questo, diciamo, contemporaneamente si è giocata anche la semifinale di Supercoppa Spagnola femminile tra Atletico Madrid e Barcellona. Il Barcellona è appena finita la partita, il Barcellona ha vinto 3-2 contro l'Atletico Madrid, e quindi giocherà la finale contro la Real Sociedad per la Supercoppa Spagnola. 3-2, come sai com'è andata i marcatori? Cioè è stata una partita tirata oppure il Barça vinceva 3-0? Allora, l'Atletico Madrid era passato in vantaggio dopo 4 minuti con il gol di Dagan, ex della partita. Il Barcellona l'aveva ribaltata nel primo tempo con il gol di Patri, Martens su rigore, anche Oshuala al 43esimo, che aveva chiuso praticamente il primo tempo sul 3-1. L'ha riaperta l'Atletico Madrid con Corral, però poi il Barcellona comunque ha mantenuto il vantaggio, anche sfiorato nuovamente il gol, ha preso svariati pali, e un po' sfortunata, diciamo, in fase offensiva. L'importante è che comunque la vittoria l'abbiamo portata a casa e ci giocheremo il titolo contro la Real Sociedad, che ha vinto contro il Levante ieri 1-0, se non sbaglio, no? Sì.
Allora, Giovanni Meleri che vi saluta e ci saluta e dice: impressionante dove ha portato la linea del pressing l'Athletic Club nel primo tempo, per la prestazione del Barça è buona e volitiva, nel secondo tempo gli spazi si apriranno. Siamo fiduciosi, ragazzi, andiamo nella pausa e rientriamo per raccontarvi questo secondo tempo del quarto di finale di Coppa di Spagna tra Athletic Club Bilbao e Football Club Barcelona.
all'occhio non me venga, parato urbella, all'occhio non me venga, parato urbella. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el oeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.